Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi il cappello perché il capello è in condizioni improponibili, quindi cerchiamo di nasconderlo in questo modo. Ci siamo visti questa mattina per le pagelle della YouTuber League del girone di ritorno. Vi invito ad andarvi a vedere il video, lo trovate qui sopra nelle schede se ve lo siete persi. E oggi attenzione che ci sarà anche un appuntamento molto interessante. Infatti ci vediamo alle ore 15 sul canale di Tutti Teorici, ogni 15 alle 15, per una bella chiacchierata insieme a Massimo Carrera, che è stato nello stadio Antonio Conte i primi 3 anni, ovviamente, di ciclo vincente della Juventus, e Carrera sulla panchina della Juve, proprio in sostituzione di Antonio Conte, ha pure vinto una Supercoppa italiana 4-2 contro il Napoli. Ricorderete tutti la Supercoppa di Pechino. Chiacchierata molto interessante, finalmente qualcuno di bianco-nero che ha giocato nella Juventus, ha vinto praticamente tutto con la Juve e ha avuto anche la possibilità di ritrovarsi in panchina. Non potete perdervi questa puntata di Tutti i Teorici. Tra l'altro, abbiamo dato un bel taglio diverso rispetto al passato. Abbiamo migliorato sensibilmente la qualità del video e di questo siamo molto, molto contenti. Allora, ragazzi, oggi voglio parlarvi un pochettino di quella che potrebbe essere la Juve dell'anno prossimo. Perché, tra le altre cose, ieri vi ho parlato di quelle che potrebbero essere le cessioni e mi fa piacere vedere che in questo momento proprio Romeo Agresti, pochi minuti fa, ha parlato di questo incontro che ci sarà tra Juventus e Tottenham per discutere del cartellino di Dejan Kulusevski. C'era un diritto di riscatto, anzi un obbligo di riscatto, in caso di qualificazione alla Champions da parte degli inglesi per 35 milioni di euro. Ora invece è soltanto un diritto. Il Tottenham è comunque interessato a riscattare il giocatore, ma vorrebbe uno sconto su quello che era il prezzo prefissato. A me fa sempre molto ridere che in Inghilterra ci siano club che spendono, vanno, dicono questo, quello, quell'altro, e invece nei confronti della Juve, braccino corto alla T-Rex, erano 35, ma facciamo 30? Cioè, gli inglesi di solito 1.000 milioni di euro quando si parla della Juventus. Anche ieri c'è stata questa voce che rimbalzava sempre da Inghilterra di questo interessamento del Chelsea per Dusan Vlahovic, che però non era disposto a mettere sul piatto un'offerta di un certo tipo. L'anno scorso 80 milioni per Cucurella, quest'anno ti do Loftus-Cheek, Pulisic, scegli te, forse anche il prestito di Lukaku, quella roba che diceva perché. Quando vanno a comprare da tutte le altre parti 1.000 milioni di miliardi di euro e la Juve invece non vogliono spendere. Mi faceva sempre ridere vedere l'anno scorso l'elenco degli acquisti del Chelsea: 60 milioni di qua, 50 di qua, il prestito a 30 milioni di là, questo 100 milioni, Zaccaria alla Juventus in prestito. Però, vabbè, o sono io che non capisco certe dinamiche, o forse dal punto di vista delle cessioni abbiamo da migliorare e non poco. Però, dicevo, sì, dal punto di vista delle cessioni siamo così, dal punto di vista degli acquisti si parla di Frattesi, c'è questa conferma dell'interessamento per Frattesi, ci sono altri club su Frattesi. Come vi dicevo ieri, secondo me Frattesi per profilo, per caratteristiche, può essere un giocatore importantissimo per la Juventus. Io però faccio anche una sorta di ragionamento di quelli che sono centrocampisti della Juve. Ieri abbiamo visto quell'elenco, banalmente alla Juve tra Locatelli, Fagioli, Miretti, Pogba, abbiamo comunque, va bene, Paredes che non sarà riscattato, ma rientra Rovella, rientra Zaccaria, McKennie, Arthur che vanno piazzati, però insomma in questo momento il centrocampista della Juve ne ha un bel po', c'è sta trattando il rinnovo di Rabiot, eppure si interessa anche a Frattesi. Secondo me il centrocampo non è la priorità in questo momento, ma vediamo. E dato che questa mattina Tutto Sport ha parlato anche di quella che potrebbe essere una delle idee di Massimiliano Allegri, che ragazzi in questo momento sembra veramente non confermato, ma confermatissimo sulla panchina bianconera, perché dell'Arabia non si parla più, del PSG si era parlato veramente per qualche ora, quindi in questo momento tutto tace e immagino che a questo punto sarà Allegri bis 3.0. Che cosa vi devo dire? Non vedo altre possibilità. Quindi si sta preparando. Ieri Milik dal ritiro dalla Polonia ha detto: vorrei rimanere alla Juve, anche Allegri mi ha richiesto. Siamo tutti indizi che vanno in quella direzione lì. Io rimango perplesso, perché rimango perplesso di fronte alla gestione che ha avuto la Juventus di questa cosa qui. Posso fare altro che raccontarvi quelle che sono le percezioni e di dirvi un po' le mie sensazioni. Però Tutto Sport parlava di 4-3-1-2, quindi di rombo a centrocampo per la Juventus, e io ho ipotizzato un pochettino
quella che potrebbe essere la formazione della Juve con i giocatori in rosa, e cerco anche di raccontarvi, perché secondo me non è la strada giusta, e di raccontarvi anche un po' i miei dubbi. Allora, questa è la formazione che ho buttato giù. Qua ho messo una X per un motivo: questa dovrebbe essere la posizione di Cuadrado, però Cuadrado non rinnoverà il contratto con la Juventus, è molto difficile che questo accada, e quindi qua si apre un buco. Cerco di spiegarvi anche le scelte che ho fatto. Vabbè, Rovella perché tornerà dentro, e quindi immagino che Rovella verrà messo in quella posizione lì, se no qua c'era Locatelli, qua c'era Rabiot, e comunque già qualcosa cambia proprio dal punto di vista tattico. Allegri ha già utilizzato il rombo, il 4-3-1-2, sia al Cagliari, sia al Milan, sia alla Juventus. Io credo tra l'altro che l'anno del 4-3-1-2 con la Juve sia stato l'anno che mi è piaciuto di più della Juve di Allegri, dei 5 anni di Allegri 1.0, perché ero veramente innamorato di quella squadra lì, e quindi potrebbe essere un'idea. Tra l'altro ricorderete, avevo fatto un video sull'argomento, la Juve di Allegri con il 4-3-1-2 comunque difendeva 4-4-2, semplicemente allargando una delle mezze ali e andando a mettere sull'esterno il trequartista. Non faceva esattamente così, perché le mezze ali erano Marchisio e Pogba, e Marchisio si allargava sulla destra, Pogba sulla sinistra, e Vidal invece si abbassava da trequartista a centrale di fianco a Pirlo. Però questo ovviamente è l'unico modo che avrebbe la Juve di Allegri di difendere 4-4-2 con il 4-3-1-2. Però ci sono alcune cose che non mi tornano. Qualcuno potrebbe dire: ma sì, qua ci metti Danilo, qua ci metti Gatti, è già risolto. Allora, ci sono già delle cose che non mi piacciono dal punto di vista tattico. Tanto Bremer nella difesa 4, che ho sempre visto un pochettino ridimensionato rispetto a quello che era Bremer nella difesa a 3, e lo dico da assoluto amante della difesa 4. Bremer e Gatti nella difesa 4, in cui uno dei due deve andare a giocare sul centro-sinistra, dove tutti e due hanno dimostrato di fare un po' più fatica rispetto a Danilo. Quindi se devo scegliere una coppia di difensori per giocare a 4, Danilo e Bremer sono i due che trovo più affidabili, con Danilo sul centro-sinistra e Bremer sul centro-destra. I terzini. La Juve di Berlino giocava con Evra da una parte, Lichtsteiner dall'altra. Erano due terzini di spinta. Perché? Perché giocare con questo modulo ti chiede per forza di cose che i terzini vadano a prendere quello spazio che lascia libere le mezze ali, quindi la possibilità di spingere e salire. E Danilo non mi sembra in questo momento quel tipo di terzino, è un giocatore che ha avuto un'evoluzione tattica ben definita, è un giocatore che si trova perfettamente a suo agio al centro della difesa, o comunque come braccetto. Quello è veramente la collocazione ideale per Danilo. Come terzino di spinta lo vedo un po' più bloccato in realtà, anche se in qualche occasione l'abbiamo visto spingere, ma non è proprio nella sua indole. E Kostic banalmente non è un terzino, quindi Kostic farebbe una fatica assurda. Quindi da questo punto di vista, sui quattro difensori, che sono tre perché qua per forza di cose poi va preso un difensore esterno destro che possa anche pompare sulla fascia e non preoccuparsi solo di mantenere la linea, ho dei dubbi da parte di tutti, e già questa è una cosa che un po' mi lascia perplesso. Fagioli sul centro-destra, come dicevamo ieri, però se si prende davvero Frattesi va a giocare in questa posizione, e siamo d'accordo, siamo sicuri che Fagioli sul centro-sinistra possa rendere allo stesso modo? Non lo so. Locatelli o Rovella, chi gioca davanti alla difesa? Perché l'idea che mi sono fatto io è che si possa partire con Locatelli e con Rovella come backup. Però secondo me fanno un gioco completamente diverso, hanno delle caratteristiche completamente diverse, e Rovella è un giocatore che potrebbe andare a svolgere quel ruolo che faceva Pirlo con Allegri all'interno di questa formazione nel 2014-2015, ovviamente non nel senso letterale, ma per caratteristiche in fase di impostazione. Però Locatelli negli anni, abbiamo sempre detto, è una mezzala. Negli ultimi due anni ha giocato mediano davanti alla difesa, che è sempre stato quello che richiedeva Allegri anche ai vari Van Bommel o De Jong durante l'avventura al Milan, e quello che mi immaginavo potesse essere Zaccaria alla Juve, quando invece poi l'abbiamo visto sempre mezzala. Questa cosa mi ha un pochettino stupito, impressionato. Quindi siamo sicuri che oggi Locatelli invece abbia le caratteristiche per tornare a giocare mezzala? Non lo so, ovviamente lo può fare, però dopo due anni che è stato visto in un'altra posizione, un po' di dubbi ce li ho. Ho dei dubbi soprattutto su Pogba, non dal punto di vista tattico, perché io ricordo che anche quegli anni di Berlino ci si chiedeva: ma perché ci gioca Vidal trequartista e non ci gioca Pogba, che ha quel tiro, ha quella progressione, quella qualità da mettere negli ultimi metri? E semplicemente Allegri voleva sfruttare la fisicità di Pogba in mezzo al campo. Oggi Pogba, che non ha più quel ritmo,
quella fisicità importante ce l'ha, ma deve un attimino limitarla proprio per via di problemi fisici. Quella è la collocazione ideale, secondo me, anche se poi non so se riuscirà davvero ad andare a fare questo lavoro di esterno sinistro nella fase di non possesso, perché si chiede a Pogba di spendere tante energie, quindi anche questo mi lascia un pochettino perplesso. Però come collocazione è l'ideale. Ovviamente come vice Pogba io mi aspetto Miretti, perché Miretti in più di un'occasione da Allegri è stato schierato comunque a supporto della punta. Miretti è un giocatore che da quelle zone lì, in quelle zone lì ci può giocare, ed ecco che Miretti invece lo trovo più idoneo a fare questo lavoro di spostarsi quando si deve difendere, a meno che non si chieda di farlo a Chiesa, ma anche qua non sono proprio convintissimo. A parte che non sono convintissimo che Chiesa e Vlahovic possano rimanere entrambi alla Juve l'anno prossimo, per me è un grosso no, ma non perché non li voglio io, perché temo che la Juve li andrà a cedere. Però ancora una volta Chiesa lo ritroviamo in una posizione che non è la sua. Chiesa al centravanti lo può fare, sì certo, l'abbiamo visto anche quest'anno, però non è la sua collocazione. Chiesa ama partire dalla sinistra o partire dalla destra e accentrarsi in un certo tipo, quindi non è proprio perfettamente a suo agio. E invece Vlahovic andrebbe a ritrovarsi una collocazione comunque ideale, perché è un centravanti, è un attaccante, e anzi avere vicino Chiesa e Pogba sicuramente lo aiuterebbero non poco. Però se io guardo questa formazione ci sono tantissimi dubbi che mi vengono in mente, ve li ho esposti. Spero di sapere anche un po' la vostra opinione, oltre al fatto che secondo me il 4-3-1-2 è diventato un modulo un pochettino vecchio, lo sento puzzare un pochettino di naftalina, veramente non so dire gli anni che non vedo delle squadre ad alti livelli giocare con questo modulo. Magari mi sfugge qualcosa, non è che sto dicendo che è assolutamente così, però se penso agli ultimi anni, i moduli bene o male che ho visto girare sono il 4-3-3, il 4-2-3-1, e se proprio vogliamo questa evoluzione di Guardiola di impostare a tre e non focalizzarsi proprio sui moduli. Le ultime due squadre che secondo me ad alti livelli sono riuscite a utilizzare il rombo sono state proprio la Juve di Berlino e Real Madrid di Ancelotti, di Zidane, scusate, quando al posto di Bale decide di schierare Isco come trequartista con davanti Ronaldo e Benzema, e vincono una Champions in questo modo qua. Quindi ovviamente stiamo parlando di altissimi livelli, significa che comunque il modulo con gli interpreti giusti può girare comunque. Ecco, gli interpreti giusti forse non mi sembrano essere questi qua, e poi c'è sempre quel discorso legato al centrocampo della Juve, dove come ci sono tantissimi nomi ma non abbiamo ancora ben capito quali sono i titolari, quali sono i giocatori che vogliamo vedere dal primo minuto, quali sono i giocatori che vogliamo trattenere, quali sono i giocatori che vogliamo comprare. Insomma, vedo ancora tanta confusione. L'ultima volta che ho visto giocare la Juventus con il 4-3-1-2 è stato il primo tempo di Juventus-Empoli 0-1 con McKennie trequartista e Chiesa e Dybala davanti, ed è stata una partita terrificante che abbiamo strameritato di perdere, la prima dell'Allegri bis in casa. È stato un fallimento totale, tra l'altro in quella partita mi pare che si giocasse Danilo davanti alla difesa, quindi veramente stiamo parlando di un'epoca fa. Però bisogna anche prendere in considerazione le caratteristiche dei giocatori, e a me non sembrano essere idonee per giocare con il 4-3-3, ma siamo incastrati male, cioè bene o male se dobbiamo ricostruire la Juventus cercando di prendere i punti forti l'anno scorso, quindi Bremer al centro della difesa 3, Kostic sull'esterno, probabilmente l'unico modulo percorribile è il 3-4-2-1, perché hai la possibilità di mettere Chiesa sull'esterno, hai la possibilità di utilizzare Kostic lì, hai la possibilità di mettere Bremer lì. Poi è ovvio che due centrocampisti forse è un po' poco, serve ovviamente investire sui terzini, e la dimostrazione anche vedendo questa formazione qui che sui due terzini uno non c'è e l'altro non è un terzino. Io sento parlare di centrocampisti, ma la Juve deve rimettersi a posto dietro, perché dietro è una situazione veramente imbarazzante per me.